Benvenuti, bentrovati. Nuovo appuntamento con la Cycling Lens TV, è la nostra puntata numero 218. La iniziamo dando spazio ad un territorio poco conosciuto. Siamo in Abruzzo e la zona, nella maniera più specifica, è la Valle Subequana, una valle bellissima che abbiamo avuto occasione di pedalare qualche settimana fa e che ci ha davvero colpiti per gli scorci, i panorami, la qualità delle strade e davvero il basso, bassissimo impatto su queste strade del traffico automobilistico. Sono strade che saranno protagoniste di un festival outdoor nella terza settimana di settembre, in particolare nella giornata del 25 di una randonella millenaria, Le Terre dei Popoli. Andiamo a scoprire allora in particolar modo di cosa si tratta, ma soprattutto quelle strade, quei bellissimi percorsi. Questa è la Valle Subequana in Abruzzo. Ci torneremo nelle prossime puntate perché davvero merita, è un'esperienza che ogni cicloamatore dovrebbe poter fare e che potrà fare in questa randonée di 200 km proprio il giorno del 25 di settembre. Naturalmente tutte le informazioni le potete trovare online, dall'Abruzzo al Veneto, dalla Gravel, sicuramente la bici più adatta per la millenaria, le terre dei popoli, alla mountain bike. Grazie agli amici di Iobike andiamo a rivedere allora cosa è successo alla Monselice in rosa. Le prime due maglie che si sono affacciate sul rettilineo d'arrivo di Monselice sono state entrambe di colore verde, quelle dell'Olympia Factory Team. È stata una doppietta della scuderia veneta che si è imposta alla terza edizione della Monselice in rosa MTB, la gara di mountain bike che si è corsa sui luoghi più caratteristici dei Colli Euganei in provincia di Padova.
Ad imporsi è stato Stefano Dal Grande con il tempo di 2 ore, 10 minuti e 47 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra Andrea Righettini a poco più di 2 minuti. Sono dovuti trascorrere quasi altri 4 minuti per vedere sul traguardo Lorenzo Samparisi della KTM Brenta Brakes, che ha chiuso così il podio. Tra le donne, Annabella Stropparo si conferma tra le atlete più in forma della stagione. La biker del team Tech Series ha praticamente gestito la gara fin dall'inizio, facendo il vuoto dietro di sé, chiudendo la gara con il tempo di 2 ore, 44 minuti e 33 secondi. Alle sue spalle Federica Sesenna della Lugagnano Off-Road, giunta all'arrivo con un ritardo di 2 minuti e 30 secondi. Ad occupare il terzo gradino del podio, a quasi 10 minuti dall'atleta veneta, Ilenia Colpo della Bike Extreme. Una gara contraddistinta dalle medie velocità elevate, Stefano Dal Grande ha chiuso con una velocità media di quasi 25 km orari, quasi 20 invece per la campionessa Annabella Stropparo. Tanti i big del mondo delle ruote grasse presenti nelle griglie di partenza allestite in pieno centro, proprio sotto le mura del maestoso castello di Monselice. La Gran Fondo, organizzata dalla Teste Bike, presieduta da Gianluca Barbieri, si è corsa su un percorso misto collinare di circa 54 km e 1600 metri di dislivello. Il percorso è stato rinnovato nella prima parte. Uno dei tratti più impegnativi è stato senz'altro l'ascesa al Monte Ricco, 280 metri di dislivello su 2 km. Da lì gli atleti hanno dovuto affrontare due anelli panoramici. Il passaggio all'interno di una cava chiusa è un lungo tratto sterrato per arrivare al Monte Cecilia, da dove è stato ripreso il percorso classico della scorsa edizione. Ma la Monselice in rosa MTB ha vissuto in realtà 2 giorni di festa. Lo spettacolo è infatti iniziato già il sabato al centro commerciale Airone con lo show delle evoluzioni del Bike Trial di Alberto Limatore, il veronese, 14 volte campione italiano assoluto, vincitore della Coppa del Mondo, della Coppa dei Campioni e della Coppa Italia, nonché detentore di numerosi Guinness dei primati con la sua bici. E poi le tante degustazioni delle eccellenze enogastronomiche dei Colle Eugane, grazie al Monselice Wine Experience. Finita la festa del sabato, la domenica si entra nel clima della competizione e già dalle prime ore del mattino si comincia a respirare la tensione tra gli atleti e lo staff dei team. Giornata molto calda, ma nelle griglie di partenza si presentano in 500. Il via per tutti alle 9.30 in punto, giro di lancio nel centro storico della città, dopodiché gli atleti hanno cominciato a fare sul serio. La partenza, come era prevedibile, è subito molto veloce. Ancora tra gli edifici storici del centro di Monselice, a staccarsi è Federico Pellecchia, l'atleta della Ciclissimo Bike, si lancia nel primo allungo, un tratto di qualche chilometro che lo vede sfrecciare in solitaria fino all'uscita della città, verso la prima salita che porta sul Monte Ricco. Dietro di lui il gruppo ancora compatto, una manciata di secondi, si va verso la prima asperità. Un primo strappo che inevitabilmente allunga le distanze. All'uscita di Monte Ricco, direzione delle Serre, al comando da solo c'è Stefano Dal Grande, che ha già preso le distanze dal resto degli inseguitori, il primo dei quali è composto da Dario Cherchi, Niccolò Zoccarato e Andrea Righettini. Al gruppetto si aggiunge poco più tardi anche Lorenzo Samparisi. Ci si mette finalmente nello sterrato, un bellissimo e veloce saliscendi, e di lì, dopo un tratto di strada asfaltata, il quartetto torna in fuoristrada all'interno delle vigne. Al comando a fare l'andatura si alternano Cherchi e Zoccarato. Con le immagini siamo ora sulla testa della corsa, su Stefano Dal Grande, che ormai ha già guadagnato diversi secondi sui 4 inseguitori. Al passaggio alle Serre, sono le 10.09, si vede nel lungo rettilineo il reale distacco fra Dal Grande e il gruppetto alle sue spalle. Sono 34 secondi di ritardo con cui passano davanti al nostro operatore Cherchi, Zoccarato, Righettini e Samparisi. A poca distanza un altro gruppo di 5 bikers, guidato da Manuel Piva. Si vedono anche i 2 atleti del team Vernia Bike, Claudio Reggianini e Rossano Leoni, e la prima delle donne è Annabella Stropparo, che segue a ruota Davide Brambilla. Dietro di lei, già con un ritardo considerevole di quasi un minuto, l'atleta della Lugagnano Off-Road, Federica Sesenna. Vediamo ancora nelle immagini un altro passaggio veloce di Stefano Dal Grande, seguito dal gruppetto dei 3, ormai in corsa per la conquista degli altri 2 posti del podio. Con l'arrivo di Stefano Dal Grande ad Arquà Petrarca scopriamo un'altra località dello splendido paesaggio dei Colli Euganei. L'atleta dell'Olympia Factory Team è sempre saldamente al comando della corsa, ma sembra aver perso qualcosa sui 3 alle sue spalle. Infatti Zoccarato, Samparisi e Righettini sembrano aver ridotto di qualche decina di secondi il ritardo da Dal Grande.
Probabilmente fuori dai giochi per un posto sul podio il giovane Dario Cherchi, che lamenta un distacco di oltre 2 minuti dal leader dell'Olimpia. Se la prima posizione sembra ormai consolidata, la lotta è invece fra gli inseguitori, in 4 per i 2 posti rimanenti del podio. Se insieme al trio alle spalle di Dal Grande si considera anche Cherchi, che ha nel mirino davanti a sé Righettini, Samparisi e Zoccarato. Lasciamo il gruppo degli inseguitori e torniamo sulla testa della corsa. Ormai saldamente in mano all'atleta dell'Olimpia Factory Team Stefano Dal Grande. Nelle immagini lo vediamo in un tratto sterrato, un fondo molto scorrevole, ma la salita comincia a farsi sentire e diventare impegnativa. Suggestivo il passaggio al pianoro del Mottolone di Dal Grande al ristoro e soprattutto davanti al numeroso pubblico assiepato lungo alcuni tratti del percorso. Si torna in pianura, sono le 10.40, siamo poco oltre la metà del percorso. Anche qui un tratto molto veloce in uscita dalle vigne. Dal Grande sempre al comando. Alle sue spalle le posizioni non cambiano, con Cherchi che cerca di recuperare il gruppetto degli inseguitori. Dopo la discesa e il tratto in pianura si torna a salire. Un passaggio molto ripido nel bosco, il fondo molto scorrevole, agevola la pedalata e gli atleti, qui vediamo Dal Grande, sfilare via con estrema agilità. Le distanze dei 3 che inseguono restano ancora al momento invariate. Nessuno accenna a voler forzare, tantomeno nessuno sembra voler cedere il passo. La lotta per il podio resta ancora molto accesa. Lotta per il podio che ancora comprende Dario Cherchi. Via via passano anche tutti gli altri. Bellissime le immagini che seguono gli atleti al momento fra la 6ª e la 9ª posizione. Matteo Spinetti, Nicolas Dalla Valle, Mattia Donà e Marzio Deo. Tra gli altri si vede anche il passaggio di Annabella Stropparo, la campionessa della Track Series, è saldamente in testa e viaggia con un vantaggio di quasi 2 minuti su Federica Sesenna, vantaggio che sembra ora incolmabile. Eccola l'atleta della Lugagnana Fraud, che ha addirittura allungato il distacco da Elena Colpo a circa 3 minuti. E a questo punto sembra proprio che le posizioni delle 3 donne alla guida della corsa si siano assestate. Nel frattempo Stefano Dal Grande è sempre più solo al comando. All'ingresso di un single track in salita verso Monte Fasolo, l'atleta dell'Olimpia Factory Team viaggia con un vantaggio di quasi 3 minuti sul gruppetto di inseguitori, formato ora da Righettini, Samparisi e Zoccarato. Non c'è più fra loro Dario Cherchi. Il giovane atleta ligure lo ritroviamo più dietro in coppia con Manuel Piva, ormai ad oltre 4 minuti dalla 6ª della corsa. Seguono altri bikers, Matteo Spinetti, Nicolas Dalla Valle, il capitano dell'Olimpia Factory Team, Marzio Deo. Questo il gesto atletico di Annabella Stropparo, sono le 11.08, alle 11.10 c'è anche Federica Sesenna. Si lascia a Monte Fasolo e le medie tornano a salire. Seguiamo Stefano Dal Grande, la sua pedalata fino all'ingresso del single track. Manca poco più di una mezz'ora al traguardo di Monselice e la testa della corsa è sempre più nelle mani del numero 4 della scuderia veneta. A sorpresa però vediamo che il gruppetto di inseguitori si è sfilacciato. Le salite di Monte Fasolo hanno evidentemente fatto selezione e ora alle spalle di Dal Grande c'è il compagno di squadra Andrea Righettini. Staccato di una 30ina di secondi in 3ª posizione Lorenzo Samparisi, l'atleta della KTM Brenta Brakes, sembra essere uscito dalle ruote di Niccolò Zoccarato. È il momento clou della gara, è il tratto dove si è probabilmente deciso il podio. L'atleta della OMAP Cycling Race passa infatti anche lui con un ritardo di una 30ina di secondi. Siamo all'epilogo della gara, mancano pochi chilometri all'arco di Monselice. Dopo il passaggio veloce dei primi 3, la nostra telecamera torna a intercettare dapprima Lorenzo Samparisi, che sente ormai odore di podio e si deve guardare alle spalle da un eventuale ritorno di Zoccarato. Davanti l'altra atleta in maglia verde, Andrea Righettini, per il team dell'Olimpia si prospetta dunque una stupenda doppietta. La testa della corsa, ormai un refrain che ha contraddistinto l'intera gara, è in mano infatti a Stefano Dal Grande, il numero 4 del team veneto che ha praticamente dominato la 3ª edizione della Monselice in rosa MTB, guidando la gara dall'inizio alla fine. Al traguardo di Monselice arriva dopo aver percorso 54 km in poco meno di 2 ore e 11 minuti. L'arrivo è in solitaria e a braccia alzate. Allora Stefano, vittoria di squadra, però mi pare che sei partito e hai fatto il vuoto dietro a te.
Sì, vittoria di squadra, è sempre un piacere fare un primo e un secondo, qui a Monsei ci tenevamo, comunque io sono partito fin da subito dalla prima salita, mi sono avvantaggiato, con la speranza che poi il mio compagno di squadra Andrea rientrasse in discesa e avessimo fatto la gara insieme. Così non è stato, comunque io stavo molto bene, ho fatto la mia gara praticamente in solitaria e sono contento comunque di aver vinto così e sono contento anche del mio compagno di squadra, aver fatto una bella doppietta. Allora Andrea, oggi la vera lotta era per il secondo posto. Sì, oggi siamo partiti, il mio compagno sulla prima salita è scattato subito e ha fatto subito la differenza su tutti. Io sono rimasto dietro nel secondo gruppo, non, ovviamente essendoci il mio compagno davanti non tiravo. E per noi tatticamente si è messa molto bene perché essendoci lui davanti io sono riuscito a risparmiare molte energie. Quando a metà gara avevo abbastanza vantaggio, tipo sentivo che aveva 2 minuti, io mi sentivo bene, ero nel gruppetto dietro, allora sono partito per fare la mia gara, per guadagnarmi il mio secondo posto e magari provare a raggiungerlo, però in realtà è andato veramente forte e sono rimasto là con lo stesso distacco dal mio compagno, ma almeno ho distanziato gli altri e alla fine è un'ottima doppietta, sono contento. Hai risparmiato energie, si è visto sicuramente nel finale, però c'è qualcuno che ti ha dato del filo da torcere durante il percorso? Beh, sì, il San Parisi che è arrivato terzo è andato veramente forte, tra l'altro ieri ha fatto una gara durissima come la Hiro, quindi a maggior ragione chapeau nei suoi confronti, e lui è stato un avversario molto tosto. Lorenzo, è un terzo posto, è una gara sicuramente dura, questo ce l'hanno detto tutti, poi te avevi fatto la Hiro ieri, come ti sei sentito? Sicuramente è stata molto dura, già una gara dura e così lo è diventata ancora di più, però è un periodo che pedalo bene, purtroppo le ultime 2 corse ho avuto un pochettino di problemi e oggi avevo proprio voglia di riscattarmi e ce l'ho fatta e sono molto contento. Una domanda che non ho fatto a nessuno, è stato aggiunto un nuovo tracciato all'inizio, come l'hai trovato? Com'è stato? Impegnativo perché pronti via dopo quel circuitino nel centro di Monselice ci si è spostati su questa salita, sono 10 minuti, 15 veramente in piedi. Su asfalto io ho accusato un pochettino, però fortunatamente sono riuscito a rientrare in discesa e poi da lì poi siamo rimasti in 5 ed è iniziata la vera gara. Corsa identica dal grande, quella di Annabella Stropparo, che ha dominato per l'intera gara senza mai essere insidiata dalle inseguitrici. La Sesenna e la Colpo non si sono mai avvicinate, rimanendo sempre staccate di oltre 2 minuti la prima e di oltre 4 minuti la seconda. Anche per la Stropparo l'arrivo sul traguardo di Monselice a braccia alzate e ferma il tempo sul cronometro a 2 ore 44 minuti e 33 secondi. Completano il podio Federica Sesenna e Ilenia Colpo. Annabella, ti confermi campionessa della Monselice Rosa perché hai vinto anche l'anno scorso e hai dato subito il ritmo alla gara, come ti sei trovata? Ma diciamo che ho cercato di impostare una gara regolare perché faceva molto caldo e niente, non ho mai esagerato perché appunto non sapendo come reagivo alla calura serviva a esagerare, ecco. 2 parole sul percorso e poi ti lasciamo. Ma il percorso qui è sempre bellissimo, a parte il caldo, però è sempre molto bello, molto vario, salite non esageratamente lunghe, discese non difficili, pulite, curate, è divertente. Se fosse un 5-6 gradi in meno magari si però al tempo non si comanda, quindi si prende quello che c'è. Dunque la terza edizione della Monselice in Rosa e MTB va in archivio dopo 2 giorni contraddistinti dalla voglia di divertirsi, di stare insieme, ovviamente all'insegna del grande ciclismo e della grande mountain bike.
Queste le parole del presidente della SD a Test Bike, associazione organizzatrice della manifestazione. Gianluca, giornate stupende, tanta gente presente sia ieri che oggi, a Monzelli ci sono stati 2 giorni di festa. Sì, sono stati 2 giorni di festa, non solo dal punto di vista ciclistico, ma anche perché a contorno di questa gara c'è stata tutta una serie di eventi collaterali. Ieri abbiamo fatto Alberto Limatore qui dentro, poi il Monselice Wine Experience, quindi la gente è stata coinvolta a 360 gradi appunto attorno a questa gara. E poi devo dire, grande successo il tracciato iniziale, quello nuovo. Eh sì, il Monte Rico, come ha detto Paolo Malfer, lo speaker, l'ha battezzato il gigante di Monselice, ha fatto la differenza e si è vista. I ragazzi sono arrivati stanchi, stremati, però in questo ambiente, quello del centro commerciale Irone, climatizzato, anche se oggi è caldo, si sta bene. E poi, come nelle precedenti puntate, ne approfitto per ricordarvi che tutte le 217 puntate prima di queste le potete trovare, rivedere, naturalmente in forma del tutto gratuita su YouTube. Bene, dicevo, come nelle precedenti puntate, ancora spazio anche a Samuele Valentini, nutrizionista, al quale stiamo ponendo settimana dopo settimana, puntata dopo puntata, alcune domande. La domanda di questa settimana, di questa puntata numero 218, riguarda l'alcol a fine giro in bici, la classica birretta che molti, non tutti, fanno finita la pedalata, quando ormai dopo il percorso scelto si sta per tornare a casa. La fatidica domanda è se questa birretta a fine giro fa bene o fa male. Come risposta secca direi che non è la giusta indicazione per quanto riguarda l'idratazione post allenamento, per 2 motivi. Il primo è che l'alcol, quindi l'etanolo contenuto nella birra o nel vino, porta a una maggiore produzione di calore, perché non è, sfattiamo subito il mito che l'etanolo, l'alcol, è una molecola, una fonte energetica per gli sportivi di endurance. In effetti la cellula non è in grado di utilizzarla a scopo energetico, entra nel metabolismo ma non si forma la molecola di ATP, al contrario di quanto accade per il glucosio, gli acidi grassi e gli aminoacidi. In effetti viene dissipata sotto forma di calore. Questo è un problema perché può portare all'innalzamento della temperatura corporea, a un aumento dei processi di termoregolazione e quindi anche a un aumento del calore interno. Cosa spiacevole, per esempio, se siamo appena tornati da un lungo sotto il sole, oppure addirittura alcuni hanno l'abitudine di consumare la birrettina a mezzo giro o come diciamo spezzagiro. Anche questo potrebbe portare a aumento della temperatura e calo della prestazione e anche colpi di calore. Quindi attenzione al consumo di alcol durante il ciclismo e dopo. Il secondo motivo, ancora più importante, è che promuove processi di disidratazione corporea. In effetti l'alcol, l'etanolo, va a inibire l'azione di un ormone prodotto dall'ipofisi che si chiama ADH o antidiuretico, che stimola il riassorbimento di acqua. Quindi cosa vuol dire? Noi durante l'attività l'ipofisi promuove la produzione di ADH e anche dopo, e quindi riusciamo a riassorbire a livello del tubulo renale i liquidi persi e a trattenere proprio dei liquidi. L'etanolo va esattamente a inibire questa molecola. Ciò significa che andremo a eliminare più liquidi a causa della diuresi aumentata indotta dall'etanolo. Per cui attenzione al suo consumo, sia durante che dopo può portare a disidratazione, e se eventualmente viene fatto, consumare più acqua rispetto al solito per integrare i liquidi, magari con dei sali minerali aggiunti. Al nutrizionista allora naturalmente la risposta. Per capacità, conoscenze, competenze ed esperienza, a noi non resta il compito invece che salutarvi, perché termina qui la nostra puntata numero 218 di Cycling Lens TV. L'appuntamento come sempre alla prossima settimana.